Buonasera, mi chiamo Andrea Foresti e sono un formatore di Impara Digitale. Questa sera ho avuto l'onore di poter trasmettere questo hangout sull'argomento Google Earth. E perché? Credo che alla vigilia dell'Expo di Milano, che è un evento locale ma anche un evento mondiale, vorrei insomma suscitare in voi l'interesse per questo software, Google Earth, che ci dà la possibilità di approfondire, caratterizzare il nostro territorio. Poi vedremo come caricare sulle mappe di Google Earth delle immagini, caratterizzare il territorio. Ma dall'altra parte anche Google Earth ci offre l'opportunità di andare a esplorare il mondo, dalla profondità degli oceani fino ai corpi celesti. Infatti, una delle caratteristiche di questo ricchissimo programma è Marte, la Luna e il Sistema Solare. Quindi, prima di procedere con il nostro video, con il nostro hangout, vorrei avere la certezza di essere in onda e che tutto sta funzionando a dovere. Quindi, nel frattempo, manderei in onda un piccolo trailer che forse avete già avuto modo di vedere precedentemente. Ah, nel frattempo, avremo a disposizione un Padlet, questa risorsa molto versatile, sul quale potrete trovare molto materiale che ho preparato per questo hangout. Allora, provo a mostrarvelo. Nel frattempo, sto sempre avendo la speranza di poter avere qualche ritorno su questa trasmissione. Bene, nel frattempo, ecco, spero che stiate vedendo il Padlet, stai condividendo il tuo schermo e presentandolo a tutti, quindi andrei nel Padlet filmato di Roma in 3D. Vediamo un po' di riuscire a farlo partire. Eccolo, credo che lo abbiate già visto perché era caricato come trailer. Ecco. Spero che riusciate a vedere questo video di Roma dall'alto. E chiaramente sfrutta tutte le immagini fotografate dagli aerei, dal satellite, e ci dà uno sguardo complessivo di questa meravigliosa città. Ora torniamo a noi, interrompi la condivisione del monitor e finalmente veniamo più nel dettaglio al nostro programma. Ecco che ritorniamo allo schermo. Eccoci qui. Allora, vi dicevo quello che vorrebbe essere il mio desiderio è quello di far venire a voi la voglia di approfondire questo programma così potente. Che cos'è? Google Earth è un software che genera immagini virtuali. Queste immagini sono recuperate da fotografie satellitari, telerilevamento terrestre, fotografie, ma probabilmente qualcuno di voi ha anche visto talvolta nelle strade delle nostre città queste automobili o queste persone che portano sulle proprie spalle delle telecamere molto sofisticate che permettono di rilevare e fotografare le nostre strade. Quindi tutti questi dati caricati su una piattaforma Geographic Information System
permettono di gestire tutte queste immagini e di comporle in forma tridimensionale. Inizialmente il programma si chiamava Keyhole dall'omonima società, ma dal 2004 è stata acquistata da Google e quindi Google ne ha fatto questo strumento potente che noi conosciamo. La versione che noi utilizziamo è quella per desktop ed è totalmente gratuita. Ma esiste anche la versione Google Earth Pro, dal costo di $400 circa, che è venduto a delle aziende, ha la possibilità di misurare grandi distanze, aree tridimensionali. E inoltre c'è anche Google Earth Enterprise. Certamente non è la nostra portata, ma si riferisce a grandi organizzazioni con tantissima qualità e con tanti dati, cioè tera e tera byte di documenti. Nel frattempo vediamo se sento qualcuno al mio fianco, ma per il momento non riesco a sentire nessuno. Allora a questo punto, scusate, vorrei avviare anche uno Skype con dei miei colleghi, così da avere ulteriormente possibilità di interloquire con voi che state partecipando. Datemi un istante. Ecco, speriamo di riuscire a collegarci. Sto eseguendo una telefonata con Skype, anzi, è meglio, sto aprendo il mio Skype così che i colleghi possano interagire in questo nostro Hangout, perché probabilmente l'Hangout non è riuscito a collegarsi con altri colleghi. Bene, insomma, vi stavo presentando Google Earth, che ha questa possibilità di utilizzo gratuito. Ma ci sono ulteriormente possibilità, cioè la versione desktop è quella caricata che adesso andremo a vedere, è disponibile per Microsoft, per Mac e per Linux. Ma ci sono anche le versioni per il web, cioè posso utilizzare Google Earth anche attraverso un browser. Significa che posso scaricare dei plugin e attraverso questi posso fare molte delle importanti operazioni di Google Earth senza necessariamente scaricare il programma sul mio computer. Arrivano dei messaggi, scusatemi così anch'io posso interagire. Vedo che non è in funzione la chat, vediamo se ora attraverso la chat possiamo interagire. Un istante. Abbiamo attivato anche la chat in modo da permettere di interagire in questo modo. Ecco, per i dispositivi mobili invece, per esempio il tablet Android, è disponibile la versione, l'app, che andiamo a vedere. Ecco, proprio qui ho messo alcune app che possiamo utilizzare. Google Earth, posso aprirlo tranquillamente anche sul mio tablet e ci permette di fare gran parte delle funzioni che svolge Google Earth. Chiaramente quella su desktop ha delle funzioni sicuramente più avanzate. Evidentemente queste app sono disponibili anche per la piattaforma iOS. Ci sono altre applicazioni correlate estremamente interessanti, che sono Google Maps, che è la versione anche qui più semplice, più leggera, legata soprattutto all'individuazione delle strade, indicazioni stradali, la localizzazione delle attività commerciali, un bar, un ristorante, dei servizi,
ma sono evidentemente caricate anche tutte le altre informazioni legate ai monumenti, legate ai musei, e quindi può essere utilmente usato sul dispositivo mobile. Mentre la versione desktop è più pesante e deve funzionare su un PC fisso o su un notebook, questi software, queste app, invece hanno la possibilità di essere utilizzate in movimento e dunque le potenzialità di questo strumento si aprono ulteriormente. Scusate che intanto... Ok, mi dicono che la chat si vede e che quindi tutto sta procedendo. Bene, continuiamo. Quindi Google Maps è molto utile perché lo posso utilizzare sul dispositivo. Poi anche Google Maps Maker è un'applicazione che permette di inserire informazioni in Google Maps, cioè un'azienda, un'attività che volesse caricare e mettere in pubblico la propria posizione geografica, la propria ragione sociale, lo potrebbe fare con questa applicazione. Panoramio, un'altra applicazione correlata, non appartiene al pacchetto Google, ha la possibilità di condividere e mettere immagini su Google Maps e su Google Maps. Un'altra applicazione estremamente interessante è Google Picasa. Questa applicazione la possiamo trovare sui tablet, sui dispositivi mobili, ma la possiamo anche scaricare sul PC. Ha due funzioni molto potenti. La prima è che permette di identificare il luogo dove la fotografia è stata fatta e quindi classifica e ordina tutte le fotografie secondo diversi criteri. Uno di questi criteri può essere appunto il luogo dove la foto è stata scattata. Questo già funziona per Facebook, dove noi andiamo a fare dei post in Facebook e chiaramente questi post vengono automaticamente collocati in una pianta, in una piantina, in una cartina. E la stessa cosa fa Google Picasa. Picasa, quando viene installato sul nostro PC, recensisce tutte le immagini che sono presenti sul nostro PC. Non le sposta, le lascia nella posizione in cui sono, ma ci permette di vedere in un'unica applicazione, in un unico programma, tutte le immagini che sono distribuite sul nostro PC. Io l'ho usato recentemente proprio per riordinare le immagini e sceglierne alcune da collocare sulla mappa che andremo a vedere. Un'altra funzione estremamente potente di Picasa è quella che permette di rilevare i volti, cioè fotografando un volto, Picasa, con delle caratteristiche avanzate, riesce a identificare il volto. Quindi posso associare a un volto un tag, cioè l'identificazione di un volto ad una persona. Se questo è possibile se ho nei miei contatti Google un'email che corrisponde a quella persona. Ecco, occorre usarlo con molta prudenza, perché nella misura in cui poi io decido di rendere pubbliche le mie immagini, chiaramente consegnerò al cloud, alla rete e anche quindi in una dimensione più pubblica che quel volto ha quel nome e la identifico. Bene, ci sono poi ulteriormente applicazioni interessanti come una community di Google Earth, come un canale dedicato di YouTube al quale mi sono iscritto e invito voi stessi a farlo, dove ci sono ulteriormente elementi molto importanti. Io vedo che siamo già ad un quarto d'ora, non voglio intrattenervi troppo. A questo punto vedo che la chat è attiva, ma nessuno sta ancora ponendo questioni e domande. Siete liberi di farlo, anche se effettivamente dedicheremo gli ultimi 5-10 minuti, se qualcuno volesse già interagire, lo può fare tranquillamente. Allora, provo a trasmettere un'immagine e quindi a mandare il Padlet. Il Padlet è appunto questa applicazione, questo tool che ci permette di mostrare del materiale come su una bacheca, come su un muro, dove ho predisposto del materiale. Un istante che andiamo a prenderlo. Vedo che faccio fatica a trovarlo, eccolo qui.
dobbiamo chiudere la pagina che si era precedentemente aperta. Sarebbe interessante vedere ora di ritorno se vi sto mostrando il Padlet o lo sto vedendo solo io. Allora, un istante. Ecco, non avendo particolari ritorni, spero che tutto funzioni a dovere. Quindi proseguo. Potrei eventualmente con un account del mio tablet verificare che tutto stia funzionando. Vediamo se. Scusate, che stiamo guardando intanto. Sto avendo i ritorni della nostra trasmissione. Vediamo se riesco a vedere la trasmissione. No, no, non mi è possibile. Bene, allora proseguo. Allora, il Padlet ha diverse risorse. In alto sulla sinistra vedete una presentazione di Google Earth, propria di Google. Poi andremo a vederla. Poi abbiamo alcune idee per itinerari didattici, che sarà la seconda parte, ormai siamo già a 20 minuti di questo nostro hangout. Poi ho mostrato in basso dove c'è app, le mie mappe e il mio territorio, degli esempi di caratterizzazione del territorio. Abbiamo il filmato di Roma in 3D, abbiamo un filmato dello sbarco sulla Luna, abbiamo un'app interessante per dispositivi Android che si chiama MyTrack, dove è possibile registrare e tenere traccia dei percorsi fatti, tracciando un percorso. Abbiamo la possibilità di aggiungere delle foto, e sto parlando del Padlet che troviamo sulla destra, al centro del monitor, e quindi abbiamo la possibilità di aggiungere delle foto sulle mappe di Google Earth. Abbiamo la possibilità di condividere degli screenshot, cioè abbiamo la possibilità di fare una foto a quello che stiamo vedendo in questo momento, quello che vediamo su Google Earth, e ancora ho messo un tracciamento automatico di Google Maps, una questione di privacy che io ritengo molto, molto interessante. Intanto arrivano delle chat non attraverso Hangout, ma attraverso altri strumenti. Perfetto, mi dicono che tutto sta procedendo come deve. A questo punto andiamo ad aprire Google Earth, che in questo caso è nella versione desktop. Allora, ecco qui. Quando io apro per la prima volta Google Earth, mi si apre un suggerimento iniziale che è molto utile per imparare a usare Google Earth, perché ci sono i comandi fondamentali. E in questo momento noi lo vediamo: navigazione di Google Earth, invio di feedback, navigazione con Street View, trova la tua casa, eccetera, eccetera. Noi lo chiudiamo perché vi dirò io qualcosa. Ecco, gli strumenti che abbiamo di fronte a noi sono diversi. Innanzitutto il mouse che abbiamo sempre tra le mani. Quando noi clicchiamo sul mouse, la manina che potete vedere si stringe a pugno. A questo punto, come se impugnassimo il mondo, ci dà un'idea di potere, noi possiamo girare il globo terrestre a nostro piacimento. Ruotando la rotellina, possiamo avvicinare e ingrandire. Ma le stesse funzioni che adesso vi sto dicendo un po' velocemente, le troviamo sul joystick di esplorazione per osservare il pianeta da un punto di vista strategico, diciamo così. Allora, voi vedete che c'è una rotellina, un joystick con intorno una ghiera. Questa ghiera ci permette di ruotare il mondo. Se dovessimo trovarci in una posizione poco consueta come questa, basterebbe cliccare due volte su N di Nord e ritorna prontamente al posto. Poi le stesse funzioni che abbiamo manualmente
usando la manina e il mouse, le possiamo trovare in maniera forse un po' più precisa anche con il joystick che troviamo sopra. Poi c'è il joystick di spostamento che troviamo invece qui sotto, ma per avere un'idea più dettagliata di quello che vi sto dicendo, ci avviciniamo, ingrandiamo, anche qui posso usare il solito mouse, oppure il più di questo joystick. Devo andare veloce, saltiamo un po' questi aspetti molto tecnici che potrete approfondire voi guardando i tutorial, guardando le istruzioni, e vedete che qui in questa immagine, spero che riusciate a vederla, ci sono tre abbazie della zona in cui vivo. Insomma, la prima volta che abbiamo usato Google Map o anche Google Earth, almeno per tanti, io sono tra questi, l'ho usato per andare a vedere la mia casa o per far vedere a qualcuno la nostra casa. Credo che questa sia tra le caratteristiche più interessanti di questo programma, perché ci permette di personalizzare il territorio, di rendercelo più familiare, di conoscerlo, di farlo conoscere, di condividerlo. Ecco, insomma, in questo momento io ho caricato delle immagini. Delle immagini di Chiaravalle, di Mirasole, di Viboldone, che sono queste meravigliose abbazie nel parco agricolo di Milano Sud. Hanno appena istituito un parco chiamato il Cammino dei Monaci, e hanno ripristinato anche delle strade ciclabili. Comprendete come in questo momento dell'Expo sia importante far conoscere e valorizzare il nostro territorio. Sulla sinistra troviamo diversi livelli. E che cosa sono i livelli? I livelli ci danno l'opportunità di mostrare sempre più particolari del nostro territorio. In questo caso, vedete, posso attivare e disattivare Chiaravalle, posso attivare e disattivare Viboldone, che sono dei post che io ho creato, andando a collocare delle immagini che ho precedentemente fatto. Quindi ho fatto una foto, l'ho caricata su Google Earth e ecco che ora la posso collocare all'interno di un territorio. Così è successo per Viboldone. Romanico, Lombardo. E infine così anche per Mirasole, che è stato recentemente ripristinato, dove vive una comunità monastica. Ecco, non voglio soffermarmi ultimamente su dati tecnici, vorrei sottolineare che i luoghi possono essere ulteriormente evidenziati attivando il livello luoghi. A questo punto una cartina muta in breve tempo parla e compaiono monumenti, compaiono strade, compaiono edifici in 3D e quindi voi comprendete come poi andando a visitare un luogo, questo luogo compaia in tutta la sua bellezza. Andiamo per esempio a visitare Duomo di Milano, vuol dire che posso in alto sulla sinistra digitare un luogo e il Google Art, come con un aereo, mi porta immediatamente sul luogo. Vi mostro l'ultimo aspetto estremamente bello di questo programma. Io lo uso schiacciando la rotellina e tenendola premuta. A questo punto posso rendere evidente la dimensione del 3D. Vedete che meraviglia, possiamo vedere il Duomo di Milano proprio nella sua grandiosità, e addirittura posso fare una visita virtuale intorno al Duomo. Sono passato nella modalità Street View e quindi purtroppo ho perso. Nessun problema, ritorniamo sul Duomo di Milano. Addirittura ero finito, ecco qua, ero finito nel mare, non so come. Ecco, vi stavo dicendo come questo può essere usato in maniera molto molto efficace. Posso sfruttare la rotellina, che ha una navigazione più efficace. Insomma, avete capito, si può visitare l'oceano, si possono visitare in alto addirittura i corpi celesti, non mi dilungo di più. Devo dire che posso associare questo programma al mio account, faccio accedi, inserisco le credenziali di Google e a questo punto è collegato col mio account. Posso tranquillamente condividere l'immagine inviandola per mail ai miei collaboratori. Ci troviamo in Duomo, in una certa via, oppure potete immaginare quali utilizzi.
Vado verso la conclusione, dandovi qualche spunto, soltanto qualche spunto di didattica. Il materiale è a disposizione del Padre, quindi lo potete trovare voi stessi. Allora apro un file dove ho scritto idee per itinerari didattici. Intanto mi arriva qualche messaggio, vediamo cosa ci dicono. Ok, spero che riusciate a vedere a questo punto il Padlet. E ho pensato degli ambiti che potrebbero interessare il lavoro degli insegnanti, in particolare scienza della terra, cioè geografia fisica, geomorfologia, idrografia, climatologia, vulcanologia, oceanografia. Perché? Perché per ognuno di questi elementi ci sono delle app specifiche, delle funzioni, delle caratteristiche di questo programma che ci permettono di lavorare. In particolare è possibile visionare il fondale di alcuni oceani, è possibile identificare i vulcani, è possibile fare dei lavori sul clima e sono elementi estremamente interessanti. Poi ulteriormente, sempre dal punto di vista scientifico, è possibile, come dire, tenere monitorate le esperienze, fatte sul campo. Cioè, per esempio, in un'uscita è possibile raccogliere. Benissimo, grazie. È possibile andare a visitare un territorio, raccogliere dei reperti e quindi ogni reperto può essere poi collocato in uno specifico punto della pianta di Google Earth. Così anche condividere informazioni degli itinerari fatti. Anche dal punto di vista storico, beh, potete immaginare quanto sia importante studiare storia avendo sotto mano una carta geografica. Una carta geografica tridimensionale, una carta geografica che è capace di parlare perché io stesso posso inserire degli elementi che non sono contenuti in Google Earth, ma che possono essere caratterizzati proprio dai miei interventi. E poi un itinerario architettonico, individuare gli edifici, i musei, i luoghi d'arte della tua città, elaborare itinerari di viaggi, viaggio di istruzione e condividere la mappa con una cerchia di Google Plus, per esempio. Ecco, credo che l'elemento più interessante, come già dicevamo all'inizio, potrebbe essere quello di personalizzare una pianta di Google Maps o di Google Earth, con delle foto, con dei tracciati, con delle strade, per raccontare il proprio quartiere, per poterlo condividere e quindi descrivere dei luoghi. E in questo senso c'è un'applicazione molto interessante che è Google Engine, le mie mappe. Perché proprio in questa applicazione ho la possibilità di salvare in maniera molto più semplice e anche dal device, dal tablet o anche dallo smartphone, una serie di luoghi. Addirittura posso importare da un foglio come se fosse Excel, noi lavoriamo sempre nel mondo Google e quindi di Google Drive, posso importare in un foglio di dati, da un foglio di dati, una serie di luoghi, caricandoli in Google Engine o le mie mappe, posso immediatamente identificare i luoghi. Estremamente interessante e può essere usato veramente in maniera molto potente. Ecco, io credo di avervi dato, spero di non avervi annoiato troppo e di avervi dato qualche idea. Ecco, se torniamo sul Padlet, possiamo avere un ulteriore spunto da questa applicazione che si chiama MyTrack, che ha la possibilità, ecco qui la vedete nel Play Store, ha la possibilità di tenere traccia degli spostamenti, cioè quando sto per iniziare un trekking, quando sto per iniziare un viaggio un itinerario in una città, posso attivare questa app che mi terrà proprio passo passo il tracciato, cioè al termine della giornata, al termine del percorso, posso andare a rivedermelo. Eccolo qui, un itinerario cicloturistico dall'abbazia di Chiaravalle fino al centro di Milano e viceversa. Quindi uno ha la possibilità poi, andando ad ingrandire, di vedere precisamente il percorso fatto. Ecco. Vi ringrazio dell'attenzione. Ormai abbiamo raggiunto abbondantemente la mezz'ora. Spero che siate riusciti ad arrivare fino a qui.
A questo punto quindi chiudo altri programmi e ritorniamo.